Ciao ragazzi, allora se avete visto sempre senza maglia perché sto facendo un video parte 2, ma questo è solo su YouTube. Quindi per quelli che sono su Twitch e TikTok devono venire poi su YouTube a vedere questo video, se no non so come fare. Allora, qui parliamo di YouTube adesso, quindi non parliamo di TikTok, non parliamo di Twitch, ok? Quindi quei due canali, piattaforme lasciamo da parte. Allora, partiamo subito che se mi seguite già da qualche mese o anche anno o anche da qualche giorno avete visto che io in questo canale non facevo niente, carichevo solo le live spezzettate e caricavo le lights di Kailungo. Visto che Twitch adesso non uso più per un po', le live recap non le faccio più, quindi qua torneranno a fare i miei video. Devo studiarmi qualcosa per portare i contenuti qui su YouTube. E poi le lights del Kailungo non le caricherò più qua. Le caricherò nel mio secondo canale che chiamiamo sempre Calcio Premio TV, dove facevo le live del campionato milanese. Ok? Quella lasciamo di là. Quindi da oggi in poi non vedete più le lights di Kailungo. Se siete tifosi di Kailungo come me, vi consiglio di andare su quel canale che vi lascerò qui sotto in descrizione. E boh, quindi adesso non era, lo dovevo fare, io lo volevo fare nel nuovo anno, ma ho deciso di farlo un po' in anticipo. Quindi mi metto al lavoro, ci vorrà un po' di tempo. Sicuramente ci vorrà un po' di tempo, però spero di farcela. Dei video non mi porteranno via tanto tempo. Potrei fare nei giorni che sono solo, o nei giorni che non ho niente da fare e sono solo. Se no, vedrò cosa fare. Qualcosa mi inventerò. Stessa cosa anche su TikTok. Seguitemi perché lì porto altri contenuti che qui posso portare. Anzi, nessun social posso portare tranne quello. Quindi chi mi conosce sa che io facevo le reaction del collegio e facevo anche anche video normali, le reazioni del collegio, ecco, quello me lo sono portato su TikTok. È vero, su TikTok non c'è proprio la reazione, ma c'è soltanto la parte della serie del collegio, però lì c'è tutto e stiamo andando avanti, eh. E niente, boh, vabbè, volevo dire anche un piccolo spoiler su TikTok, che poi anche lì farò più un video dove spiegherò cosa sta succedendo, tutto il casino. Quindi in questo canale sarà un po' rivoluzionato, ci vorrà un po' di tempo, quindi non vi dico la data perché non è sicuro, però vi prometto che tornerò a fare i video su Twitch e su Twitch, su YouTube. Quindi tornerò di nuovo alle reazioni della mia Inter, quando posso, ragazzi, quando posso, perché c'è gente che dice, ma ci metti 10 minuti, trovi tu 10 minuti con una ragazza, o con una persona che ti vogliono bene e vogliono uscire sempre. Cioè, ragazzi, non è facile, cioè, chi ha tempo libero può farlo, chi non ha tempo libero non fa niente. Quindi, io farò di tutto per essere disponibile con voi. Vi ricordo di seguirmi sempre su Telegram e Instagram, che sono due piattaforme, due social dove io spesso vi rispondo in tempo reale. Anche Discord dovrei un po' riusarlo, ma vedremo anche quello. Però spero che mi seguite di più su Telegram e Instagram, perché lì vi rispondo sempre. E per gli amici più cari c'è anche WhatsApp. E niente, ragazzi, più di così non so più cosa dirvi. Vi dico solo che tornerò a presto in questa piattaforma YouTube. Invece per Twitch ho deciso, ma anche dal video precedente che ti hai visto, voglio prendermi una pausa molto grossa, forse tornerò nel prossimo anno. Avevo qualche progetto fare lì, che è sempre stato attivo, solo che la mia community non è mai stata nata, mai stata esistita. Ho sempre preso spunto, ho preso sempre community da altrui. E non mi è piaciuto questa cosa qua, ho cominciato un po' a capirlo. Quindi chiedo scusa a tutte le persone che sono venute
nel mio canale, perché veramente ci sono messo male. Sapevo che quello che sto facendo è una cosa non carina per la community di qualcun altro, che ci sentiamo ancora Fabio. Ringrazio sempre lui che me l'ha un po' condiviso, però non è carino. Dovevo provare a crearmela mia da sola, non ce l'ho fatta. Ho avuto tante occasioni per crearmela, ma me la sono bruciata. E voi dite, come fai Lola, se non hai community su Twitch, come fai avere community su TikTok e YouTube? Ho visto tante persone che sono andate su TikTok, hanno poi deciso di creare canale YouTube, e tante persone sono andate su YouTube. Quindi ho più fortuna di trovare community su YouTube che su Twitch. E boh, e questa è la mia scelta. E niente. Spero che voi l'accettate e vi do rispetto. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao.